Buongiorno, eccoci qua alla nostra seconda pratica condivisa. Oggi sarà la pratica condivisa del movimento. Abbiamo sempre con noi come animale guida il merlo, animale saggio della tradizione druidica. E ho riscritto questa lezione in modo che sia un nuovo inizio. Poiché, beh, anche un po' perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, microfoni e altre cose, e da ieri a oggi non ho fatto in tempo a gestire tutto, ma nel frattempo che mi sto occupando di doppiare la lezione di ieri, per cui si è perso completamente l'audio perché c'era un limitatore per cui tutti i vocalizzi sono andati persi. Ma non volevo perdere la spontaneità, perché questa pratica condivisa, come vi avevo accennato, è qualcosa che io condivido con voi. È un momento in cui sì, pianifico un po' una lezione, però andiamo veramente in improvvisazione, c'è una certa spontaneità e non vorrei perderla, in particolare per questo ciclo. Quindi, improvvisato di nuovo, ho riscritto la lezione e voglio darvi dei trucchi in particolare che permettono di ricominciare da zero, come se fosse un nuovo ciclo. O meglio, vi sarà capitato di stare male, oppure di, come me, dover passare tanto tempo al computer per lo studio, e questo mi è successo recentemente. E quindi è come se improvvisamente l'energia fisica un pochettino si distacca, si entra un po' tanto nell'energia mentale. E sembra quasi che non si riesca a ricominciare in nessun modo col movimento, sembra tutto un po' troppo. Ecco, oggi vorrei darvi qualche trucco per andare proprio a ricominciare. Troveremo questo modo, lo faremo insieme oggi. Quindi, vi leggo ancora intanto un po' di estratti dall'oracolo dei druidi sul merlo. Così che ci integriamo un po' in questa energia che sarà la nostra guida per oggi. Il merlo intanto incarna soprattutto queste tre qualità ed energie che sono l'incanto, la soglia e la chiamata interiore. Come dicevamo, infatti io ho scelto questo background perché si intona particolarmente con i colori del merlo, che si sente cantare a sera, ci accompagna nel sonno, ma un sonno che è anche un mondo sottile, qualcosa dove andiamo a conoscere la parte meno diurna di noi. Sempre con le qualità poi, come andremo a vedere, poi di portarla fuori nel mondo diurno e concreto. Vi sono momenti nella vita in cui è importante concentrarsi sul mondo esterno e sulle proprie responsabilità in esso, ma ve ne sono altri in cui è necessario prestare attenzione all'incessante canto dell'anima che chiama, ad uno studio di verità spirituali e ad un'esplorazione del mondo interiore attraverso il sogno e il mito. Facendo attenzione al canto di Druidhu, potrai scoprire guarigione e nuove profondità dell'anima. Come vi dicevo ieri, cioè il merlo è collegato con l'energia del fabbro. Il fabbro nell'antichità era una figura di rilevante importanza sociale. Era lui a lavorare le armi, a costruire le ruote, calderoni, gli aratri. Evocando il potere del fuoco ed usandolo in combinazione con l'aria, l'acqua e i minerali estratti dalla terra, sembrava che lavorasse con tutti e quattro gli elementi a produrre strumenti necessari e vitali al benessere di tutta la tribù. Il merlo rappresenta il fabbro dell'aldilà, maestro del fuoco, che ci chiama con la sua canzone di guarigione, ricordandoci che possiamo lavorare con l'aria delle nostre menti,
l'acqua dei nostri cuori, la terra dei nostri istinti e il fuoco della nostra passione spirituale a forgiarci una nuova vita che si fondi su bellezza, dignità e scopo. Bene. Allora, voglio svelarvi subito questo piccolo trucco per cui adesso prendo anche il telefono e il nostro timer, che ho un po' scoperto che funziona molto bene per me, soprattutto quei momenti in cui sono stata male. Oddio, non è che io stia male spesso, però capita proprio che si venga drenati di energia in certi momenti, ci si concentra su una cosa, si dimentica il corpo e quindi non è proprio un male come malattia, ma un male come sentire che l'energia nel corpo è stanca. I muscoli non vengono completamente ossigenati, non hanno voglia veramente di sforzarsi. E il trucco per ricominciare a trovare questa energia non è andare a fare subito chissà che ginnastica, eccetera. Ovviamente una passeggiata va benissimo, se volete ballare anche, ma potrebbe essere che voi siete addirittura a letto. E magari non riuscite a addormentarvi, poi non riuscite a svegliarvi. Provate con me, lo facciamo adesso assieme. Andremo, state pure seduti, andremo a contrarre parti specifiche del corpo. È importante che vi concentrate sulla parte specifica, non va contratto tutto il corpo, solo la parte che andiamo a nominare e cominceremo dai piedi per salire verso l'alto. La contrazione deve essere ritmica, ossia contraggo, rilascio, contraggo, rilascio, contraggo, rilascio, contraggo, rilascio. Non vi do un ritmo perché ognuno deve trovare il suo, soprattutto all'inizio non su tutte le parti si riesce a contrarre subito, quindi ci vuole un attimo, però metteremo un timer così che assieme ogni minuto cambiamo la parte. Quindi andiamo a iniziare così. Il respiro normale, tranquillo, potete trattenerlo, non trattenerlo, ma non deve essere una componente che ci distoglie dalla contrazione. Rilassiamolo. Cominciamo con i piedi, ebbene sì. Andare a contrarre praticamente solo i muscoli che fanno parte dei piedi. Non credo ci sia bisogno che vi faccia vedere le immagini, ma è importante andare a contrarre il più forte possibile e rilasciare ritmicamente. Scoprirete che i piedi si contrae sotto, sopra, lateralmente. Quando diventerete bravi potete andare a segmentare particolarmente, ma adesso noi contraiamo tutto il piede insieme. Andiamo. Passiamo al polpaccio, il tibiale e tutti i muscoli che sono tra la caviglia e il ginocchio. Contraiamo e rilassiamo. Tutti i muscoli che riuscite a contrarre. Tra la caviglia e il ginocchio. Sentite se magari c'è tensione o meno, non importa, continuate.
quando decontraete la tensione se ne va e quando ricontraete avrete maggiore coscienza e maggiore possibilità di contrazione. È andato molto veloce. Passiamo alle cosce, che ovviamente bisogna stare molto avanti sulla sedia, altrimenti non funziona. E cercate di isolare la contrazione delle cosce. Non è semplice. Perché andare a contrarre, ci sono alcune parti che è difficile isolare. Oh, adesso lavoriamo proprio sull'isolazione, quindi andate a cercare di isolare la coscia. Questo movimento è più facile con le gambe distese, ma come challenge io me lo tengo anche con le gambe piegate in posizione seduta. Passiamo ora ai glutei e questo andiamo a contrarre i glutei. Sempre in questo modo ritmico. Quello che questo ovviamente mi fa un po' saltellare perché sono seduta, ma andiamo veramente così a risvegliare ogni muscolo. E questo lo potete fare. Vi dirò anche mentre guidate, per dire, cioè, a me funziona bene, ovvio, se siete concentrati sulla guida, quello dovete capirlo, però mentre prima di svegliarvi, prima di andare a dormire, e si può andare veramente a segmentare sempre di più. Iniziate così, con questa prova, e poi dopo potete andare a aggiungere parte. Adesso risaliamo e andiamo a contrarre i muscoli addominali bassi. Per intendersi, quelli che sono sotto l'ombelico. Importante, per gli addominali andiamo a segmentare, perché li possiamo risvegliare tutti perché ci fanno un massaggio molto importante e risvegliano molto l'energia, andando proprio a premere sulla parte qui attorno all'ombelico dove la nostra energia stipata si genera. Andiamo un po' più su nell'addominale retto e andiamo anche qua a contrarle. L'importante è che la schiena non sia arcuata all'indietro, state dritti. Ecco, ho dimenticato il timer. Va bene, questa parte si può contrarre anche pensando, concentrandosi maggiormente su quello che è il diaframma. Questa zona. Andiamo a contrarre e rilasciare, contrarre e rilasciare. E
muscolare, questo non vorrei avere confuso facendo pensare al diaframma, perché è proprio però una zona molto molto unita, però in realtà quello che vogliamo contrarre in questo momento sono proprio i muscoli della fascia addominale. Andiamo un attimo dietro adesso. E cosa un po' più complessa, ma andiamo a cercare di contrarre i muscoli della schiena. Iniziando con la schiena bassa. Sono muscoli che non siamo abituati a controllare, questi della parte dietro, e quindi cercare di portare attenzione lì e di andare a contrarre, anche se minimamente, questa parte va proprio a risvegliare una coscienza che forse proprio lì nella schiena è proprio quella parte che ci sostiene e che in quei momenti in cui siamo così giù, muscolarmente, quasi quasi non la percepiamo, non la ascoltiamo. E per prevenire un po' di mal di schiena, andare a lavorare la contrazione dei muscoli della schiena non è male. Adesso è ancora più difficile, appunto, io ho un po' messo le mani, la parte alta della schiena, ma proviamo proprio a concentrarci e andare a vedere cosa riusciamo a contrarre. E stiamo pensando al muscolo che è quello della schiena. Non le spalle, non le braccia, ma proprio i muscoli della schiena. Cercate un po' di mantenere la verticalità che vi aiuta a percepire questo tipo di contrazione. Abbiamo un sacco di muscoli, quindi così come stiamo facendo è ancora un po' grossolano, diciamo, ma è un buon inizio. È proprio per quello che è il mio trick dell'inizio. Fate questo un po' di volte e poi il vostro corpo inizierà a chiedervi: ma aspetta, e quell'altro? Quando è che andiamo a contrarre questo altro? Quindi è proprio un work in progress. Adesso saliamo, tornando di nuovo davanti, e andiamo alla contrazione del pettorale. Difficile, ma almeno per noi donne è un po' più difficile, però andare a contrarre il muscolo pettorale. Per chi fa palestra e ha questo muscolo molto sviluppato è molto più facile. Noi donne siamo un po' meno abituate, ma c'è. E si può contrarre, anzi, è formato da diversi fasci e quindi piano piano potresti sentire il bisogno di contrarre dei fasci diversi, la parte alta, la parte media o la parte bassa. Andiamo oltre e adesso cominciamo a passare al lato spalle e contraiamo solo le spalle. Le braccia possono penzolare. Le spalle ormai è tutto un po' una catena, ma voi concentratevi sulla spalla. E andate a contrarre e rilasciare il muscolo della spalla. Mi anticipo che poi andremo a lavorare il collo anche dopo, cosa che io ho sentito
Per questo, essendo una pratica condivisa, vi condivido le mie necessità sperando che possano essere anche le vostre. Andiamo ora alla parte superiore del braccio. Vedete, visto, sembra che sono in un nido perché lì dietro c'è la mia linea. Quando faccio così sembra che sono in un nido. Va bene, concentrazione. La parte alta fino al gomito. Concentriamo e tensione e rilascio nella parte alta del braccio. Man mano che questo esercizio, se volete rifarlo, lo sentite vostro, anche potete proprio anche aumentare la forza. L'importante è la segmentazione in questo caso. Anche se noi siamo tutto uno, per questo risveglio, noi partiamo dalla segmentazione, perché noi sappiamo che è tutto collegato, ma che possiamo anche lavorare su delle parti specifiche. Andiamo avanti con la parte dell'avambraccio. Cercate proprio di sezionare queste due parti. Come per le gambe, le chiamiamo sempre gamba, braccio, e a volte lavorano molto assieme, però a volte si creano delle connessioni. Io sto ancora facendo con voi, continuo a parlare, ma vi assicuro che sto lavorando come voi. Volevo dire, appunto, si creano delle connessioni viziose. Quindi è importante ogni tanto fare questi reset e andare a lavorare a capire come sta ogni piccola parte, segmentarla così come poi riunirla, scollegare e ricollegare. Un check di status e poi si può andare a lavorarci. Andiamo alle mani, anche loro, ma non stringendo i pugni, ok? Noi siamo, contraiamo i muscoli, contraiamo i muscoli delle mani. Non sono muscoli che si sviluppano particolarmente, forse non si vede molto, ma sono molto forti. E andiamo più anche qui alle mani. Tendo e rilasso. Io ho trovato che in fondo la mia, diciamo, preferisco riuscire, quando riesco a prendermi il tempo, a farne 100 di queste contrazioni. Sento che col 100 raggiungo un livello più alto. Comunque, per incominciare, mettere il timer di 1 minuto non è male. Uno può anche riuscire a fare 100 contrazioni in 1 minuto, ma è una roba velocissima. È molto interessante perché possono essere lente, possono essere veloci, dovete veramente trovare il vostro ritmo, però potete anche contarne il numero, appunto. E quando conto il numero, per me il 100 è proprio quello che mi dice: wow, ho fatto una pratica veramente efficace. Andiamo avanti al collo, ok. Andiamo i muscoli del collo. Ecco, facendo questo mi è un po' più difficile parlare. Questa.
Eh sì, parlare facendo il collo è praticamente impossibile. Adesso passiamo a quello più divertente. Qua usciranno le facciacce, non mi sono mai videoregistrata facendo questo, ma vediamo cosa esce. I muscoli del volto. Beh, sono talmente tante che si può stare mezz'ora solamente sulla faccia, però questo è stato un tentativo di fare tutto nell'insieme, così per iniziare a entrare in questo trick e poi possiamo approfondire anche nelle prossime lezioni o andare più in specifico su altre parti. Wow! Prima di andare un po' in specifico sul collo, perché come vi avevo già detto, non so se avete notato il merlo, siete andati a vedere un qualche video su come si muove o avete già guardato, però il suo corpo è un tutt'uno, però ha questo collo estremamente mobile e queste alucce. Per cui queste saranno anche le zone a cui andremo a concentrarci e a lavorare oggi, proprio in onore all'energia del merlo. E comunque per entrare meglio adesso ancora nel movimento, dopo aver risvegliato un pochettino i nostri muscoli, vi voglio far fare comunque una pratica di respiro e concentrata sull'energetico. Allora, quello che è importante è sempre stare dritti, dondolate un po' per trovare la vostra centratura senza tensioni e pensate come se avesse un filo che vi tira su dall'alto, così che anche le vostre vertebre non si schiaccino da qualche parte. Praticamente andiamo prima giù a regolarizzare il respiro, poi faremo delle ritenzioni a polmoni vuoti, delle pause a polmoni vuoti, dove praticamente si ferma il mondo e siamo con noi stessi, e delle pause a polmoni pieni, dove la nostra energia viene spinta dentro tutto il corpo, cioè un po' di ossigenazione di tutto il corpo. Poi parleremo un attimo dell'ossigenazione, ma vorrei andare un po' nella pratica e mi raccomando, se riuscite, molto importante perché proprio aiuta a far salire l'energia, quando inspirate, soprattutto nella seconda parte dell'inspirazione, andare a contrarre i muscoli del pavimento pelvico. Quello proprio spinge su l'energia. E bene, allora adesso io vi farò una respirazione, farò questa respirazione. Seguitemi. Io cercherò di alternare la respirazione al conto, così da farvi un po' da ritmo. Andiamo a fare inspiro 4, espiro 4.
Respiro, due, tre, quattro. Inspiro, due, tre, quattro. Espiro, due, tre, quattro. Inspiro, due, tre, quattro. Espiro, due, tre, quattro. Senza pausa, con questo ritmo, continuiamo. Per ancora un po' di respiro. Uno, due, tre, quattro. Espiro. Uno, due, tre, quattro. Continuate. E tra poco andremo insieme a fare un'ispirazione completa e poi lasciamo andare completamente l'aria e restiamo lì il più a lungo possibile. La testa cade in avanti. Inspiriamo. Uno, due, tre, quattro. Espiriamo. Due, tre, quattro. Un respiro completo in. Contraete. E completamente fuori. Quando non ce la fate più, si può anche andare avanti facendo si resta. E quando non ce la fate proprio più, inspirate completamente e restate con il pavimento pelvico contratto e immaginate un'energia che sale. Restate fin quando potete, poi andrò a registrarvi un bel video a parte con l'esercizio di respirazione, ma per ora, adesso che avete capito, andiamo a ripetere il tutto, ma velocizzando la respirazione. Ora lo farò con voi. E così provate a seguire il ritmo ora che avete capito la dinamica. Ok? Inspiro.
Ancora un paio di respirazioni veloci, preparatevi per la respirazione completamente in. Poi buttate fuori tutta l'aria, restate a polmoni vuoti, la testa è reclinata. E quando non ce la fate proprio, 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 proprio più, inspirate e riempite completamente i polmoni e rimanete. Anche lì, addome, pavimento pelvico contratto e l'energia che va su. A polmoni vuoti espando, a polmoni pieni salgo, riempio di energia. Inspiro. Torniamo al nostro respiro normale. Anche questi sono cicli che si possono ripetere e possiamo andare poi ad approfondire. Anzi, mi fa molto piacere, se vi interessa, fatemelo sapere. Così che magari facciamo delle lezioni più brevi, ma concentrate su questa dinamica del respiro che è molto molto interessante da approfondire assolutamente. Quello che succede è che in pratica quando noi espiriamo completamente andiamo in un livello che si chiama ipoxia, che in realtà è carenza di ossigeno. Però è proprio lì dove accade la guarigione più profonda. E perché, non so se sapete, ma esistono delle cellule che si chiamano cellule staminali, che contengono il potere della rigenerazione, ma che vivono in un ambiente anaerobico, cioè dove non c'è ossigeno. Infatti sono quelle che ci hanno fatto crescere quando eravamo nel grembo della madre. Per questa ragione, andare in questi stati di carenza di ossigeno regolarmente, una volta al giorno, se si riesce, crea quella potenzialità di rigenerazione, le riattiva perché sono dormienti. Ma sono anche. Vabbè, andiamo poi un'altra volta con le cose scientifiche perché non me le sono preparate, non vorrei dirvi i termini sbagliati, però. Veramente molto interessante. Mentre quando siamo in alta ossigenazione e
quindi quando il corpo riceve molto ossigeno si attiva e si alza l'energia, ma siamo anche in un livello di ossidazione, perché sappiamo che l'ossidazione, quindi ha gran quantità di ossigeno, comunque, come dire, aumenta il processo di invecchiamento. Per cui l'alta ossigenazione è creatrice di energia, però è come se va a velocizzare in realtà il processo di deterioramento, diciamo. Voilà. Per cui è importante riuscire a mantenere anche questo livello di basso ossigeno per sviluppare la rigenerazione. Infatti, in tanti esercizi viene detto: non dimenticatevi di respirare, respirate regolarmente, però in tanti esercizi fisici per raggiungere il massimo, in realtà si dovrebbe anche trattenere il respiro, sia in espirazione che in ispirazione. Si apre un mondo. L'ho scoperto non molto tempo fa, ma fortunatamente avevo un po' già questa tendenza a non considerare così negativo il trattenere il respiro, sia a polmoni vuoti che a polmoni pieni. Per cui sono felice di aver trovato questa conferma scientifica e anzi, ora sono molto convinta che devo utilizzarlo molto di più, quindi voglio portarlo in tutte le mie pratiche. Sperimenteremo anche un po' assieme. Bene, cosa c'è dopo? Vorrei proprio andare a lavorare un po' a questa parte del collo. Difficilissimo isolare il collo da tutto il resto, perché tutto quello che noi facciamo poi ha ripercussioni sul nostro collo. Io non vado in specifico, ma ho sempre avuto a che fare. C'è qualcosa che proprio strutturalmente mi va sempre a destabilizzare e parte già dai piedi. Vabbè, io sono nata con le mani così. Questo l'avrete già notato, mi manca anche un dito nel piede, l'alluce sinistro, e il secondo dito è rotto da tantissimi anni. Questo tipo di conformazione e anche dei traumi avuti da piccola, 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 che mi hanno spostato il coccige, già nato con una particolarità, ma ok, c'ho un po' da fare queste cose di postura. Sono molto cosciente del fatto che tutte queste varie parti, l'appoggio dei piedi, la presa delle mani, il coccige che ha un po' di microfratture, oltre che già una conformazione particolare, mi rendono molto sensibile nella zona del collo, dove in effetti non c'è nulla che non vada, però essendo una parte posturale molto importante, riceve un po' queste informazioni, quindi devo andare molto spesso a correggerlo. Questo però, diciamo, questa è il mio perché. Chiunque può avere il suo perché, a volte sono dei lavori. Potrebbero essere anche questioni psicologiche, perché di fatto quelle incidono molto, soprattutto quando si cresce. E quindi, ma bando alle troppe parole, perché comunque siamo qua per fare pratica, e cerchiamo un attimo di ritrovare una posizione che possa liberare il collo. Come dicevo, oggi restiamo seduti, che è anche per me un po' una challenge, perché io sono anche abituata a stare in piedi, ma proprio perché comunque è proprio in quel momento lì in cui noi lavoriamo seduti che spesso il collo si va a contrarre, cerchiamo di capire un po' la nostra posizione e dove andare a liberarlo. Prima di tutto, come è messo il nostro bacino? Perché quello che succede è che se arcuiamo la schiena, il bacino guarda avanti. Questa
è una posizione che crea molte contratture, quindi dobbiamo riportarlo indietro, ok? Andare a sederci sugli ischi e praticamente fare in modo che la parte davanti del bacino, la parte alta davanti, si ritiri un po', come se andasse a guardare l'ombelico. Come se, ecco, ritrarre l'ombelico per dire già porta la posizione corretta. Possiamo dondolarci un po' e controllare un po' dove siamo comodi. Adesso non vuol dire che bisogna fissare sempre la posizione lì, non bisogna nemmeno esagerare, però controllare e andare a vedere come si può mantenere una posizione comoda dove però la schiena non sia così contratta. Perché cosa succede? Che se qua abbiamo tutte le vertebre che normalmente devono stare dritte, se noi andiamo a contrarle così, questo è il coccige, si schiacciano. Adesso io non ho questo omino bellissimo scheletrico che mi piacerebbe avere, però ti mostrerebbe come se le vertebre sono fatte per essere libere in questa posizione, con un po' di curva ovviamente, però se andiamo a esagerare la curva si schiacciano i dischi intervertebrali, quindi ritroviamo questa posizione. Quindi la parte alta del bacino va verso l'ombelico, torna un po' indietro, e cosa succede? L'arcuazione, cioè non è che dobbiamo spostare troppo l'arco sopra, ecco, restiamo verticali, però con la coscienza che il nostro diaframma, e quindi la parte spostata inferiore delle costole, sia aperta. Quindi importante è che comunque non dobbiamo schiacciare il diaframma, ok? Quella è l'altra parte che sostiene. È come se fosse esattamente una bocca che si apre, che deve avere spazio. La schiena resta dritta e le costole davanti non si vanno a schiacciare. Importante. È come, non è che bisogna mettere il petto in fuori, ma pensando a dare spazio al nostro diaframma, un pochino ci va da solo. Perché è il muscolo che si va a posizionare in modo da sostenerlo. Una cosa importante adesso è pensare, con questa schiena dritta, dove va a finire la testa? Perché spesso noi abbiamo questa posizione del collo avanti che fa incurvare il collo, mentre in realtà l'osso dovrebbe andare così. In pratica, no, no, fermi così. Ok. E adesso sento la mia spina libera. E che spesso si tende a tenere il collo un po' così e crea contrazione. O un po' così. E in realtà, perché la posizione esatta della testa non è così indietro come ci fanno, come viene disegnato a noi. È un po' reclinata in avanti, ma col collo dritto, come se dovesse, insomma, cadere davanti al petto. Possiamo un po' trovarlo, eh? Però la sensazione deve essere che il collo va, la testa va in alto in alto in avanti. Insomma, bisogna un po' giocare a trovare questa posizione e cercare di mantenerla e trovarla e sentirla lungo tutta la giornata nel movimento.
una parte. Allora, troviamo intanto un attimo questa posizione e poi andiamo a passare un po' in rassegna tutte le nostre parti per capire dove potrebbe esserci una tensione. Allora, intanto andiamo a capire come sta la nostra mascella e il nostro respiro, perché devono veramente passare liberi. La mascella a volte, per delle microcontratture, va avanti, indietro, a destra, a sinistra. Quindi giochiamoci un attimo, facciamo dei circoli. Ho sbagliato la mandibola, quindi direi che la mascella è un po' difficile muoverla. Andiamo proprio a cercare di fare dei circoli per verificare se ci sono contratture. Avanti e indietro e anche a destra e sinistra. Muoviamo solo la mascella e lavoriamo ancora a questa segmentazione. Se durante il movimento della mascella sentite che il collo, che adesso è rilassato, da qualche parte si tende, lì possiamo restare un po' di più e andare a sezionare il movimento, perché è importante che non ci siano dei muscoli contratti involontariamente per qualche vizio che chissà quando si è attivato. Chissà che facciamoci che ci stiamo facendo. Dopo la mascella andiamo a sentire un po' la parte alta del petto. Concentriamoci per un attimo su una respirazione polmonare. Andiamo a sentire durante l'innalzamento della cavità toracica se ci sono delle differenze, se anche lì il collo, prima di tutto lo riportiamo in una posizione rilassata. E poi inspiriamo e andiamo a sentire se viene toccata la sua posizione, la sua contrattura da qualunque delle nostre ispirazioni. Provo a pensare anche di respirare nella parte laterale dei polmoni, sempre con questa tensione, e faccio i miei micromovimenti necessari per tenere il collo sempre libero e rilassato.
Facciamo ancora qualche respiro pensando invece di gonfiare la parte alta posteriore dei polmoni. Mia sedia è un po' storta. Per me, per esempio, questa è una delle posizioni dove sento che va spesso, facilmente in tensione. Adesso andiamo a fare lo stesso esercizio, ma un po' modo particolare. Mi devo allontanare un attimo perché voglio che usiamo le braccia. In pratica, andiamo a estendere le braccia, ritroviamo la posizione e andiamo a muovere le braccia come un po' se nuotassimo, sempre con la nostra concentrazione a mantenere il collo rilassato. Lo facciamo un po' di volte, andiamo un po' in una dimensione in cui siamo, prima di tutto percepiamo il movimento delle braccia, manteniamo il collo fermo, libero, la testa in alto e in avanti, e poi, dopo un po' di movimenti, vi chiederò di porre attenzione a una parte del corpo. Continuate quel movimento. Ma ponete attenzione a cosa succede in quest'altra parte del corpo. Adesso andate a sentire cosa succede nei vostri piedi. Ok, questo esercizio vi consiglio di provarlo sdraiati, è molto più efficace sdraiati. Per assurdo, riuscite a capire quanto noi siamo collegati e solo portare l'attenzione ti fa scoprire dov'è la vera ragione, perché spesso abbiamo un dolore da una parte, ma non è quella parte, non è che spesso la cervicale, la cervicale, la cervicale, sì, è vero, ci sono anche le correnti d'aria, però è solo l'ultimo tassello del puzzle, perché magari si parte dalle scarpe strette, magari si parte dal fatto che si sta seduti in modo sbagliato. È difficile da dire se non si va a fare un po' un check, un auto-check. Adesso andiamo un attimo a smuovere un po' questa posizione. Scusate, devo ravvivare il fuoco, vedi, sciogliete un attimino, perché poi la riprendiamo la posizione, ma sciogliete di più.
Sentivo un freschino, si stava proprio spegnendo. Andando a legna, ragazzi, ci vuole un po' di cura per il fuoco. Amo questo fuoco e sono contenta di questa energia anche del merlo che ci porta proprio qui. Perché un pochettino a stare sempre davanti al fuoco si diventa tutti neri di carbone e ci si sente un pochettino come il merlo. Di usare tutti gli elementi è una cosa fantastica. Io sento una connessione con tutti gli elementi ogni volta che devo accendere e curare il fuoco, è qualcosa di fantastico. Abbiamo questa frutti della terra, la legna che nutrono il fuoco, l'aria per ravvivarlo. L'acqua non è veramente forse così presente come si può sembrare. Ma un giorno ne parleremo di alcune visioni in cui l'acqua e il fuoco sono indissolubili per qualche ragione, a un livello no, indivisibili in qualche modo. Ma è un concetto un po' eterico, forse ne parleremo un po' più in là. Bene. Allora, io ho detto di muovermi un po' e adesso vi faccio fare un esercizio un po' divertente. Visto che parlavamo del merlo, adesso andiamo a fargli la luce del merlo, ok? Perché il merlo ha questa estrema mobilità nel collo e nelle braccia. Allora, prima di andare a toccare questo collo che è così sensibile, andiamo a svegliare un po' la luce, come se fossimo un piccolo uccellino che va a vibrare le proprie luci velocissimamente. Lo facciamo un po' così e poi cambiamo un pochettino anche la posizione. Andiamo a fare questa sorta di shaking con la luce del merlo. Scaldare un po' come fa il merlo, no? Andiamo proprio un po' a isolare il movimento perché non so se guardatevi veramente dei video, ma si muove proprio quando si lava fa con la luce ha una velocità pazzesca ed è una cosa molto rilassante e dare questo movimento alla schiena, riscalda tantissimo, riscalda le spalle. E poi è anche divertente perché ogni tanto bisogna anche fare un po' qualcosa che ci riporta a giocare. Immaginatevi questa luce sì, che sbattono in tutte le posizioni che vi riuscite a immaginare e che riuscite a provare, e voi andate anche nella velocità il più possibile. Non è bello da vedere, magari chi se ne frega. Però sentite proprio, ci sono proprio dei movimenti così. Tutto il resto del corpo è rilassato e tranquillo e noi muoviamo solo le ali praticamente. Chiaro, un po' scicchiamo di riflesso, però andiamo proprio a muovere le ali. Chissà dove ci porta questo volo. Andate avanti finché riuscite, scaldate, sale proprio un bel calore nella schiena, sentite la differenza, leggerezza, la schiena un po' calda, così.
Andiamo un attimo a muovere anche il nostro collo. Questi classici esercizi per li ho fatti per lungo tempo, ma finché non ho capito che se non li fai con la giusta posizione, senti solo scrac, scrac, scrac. E trovare la giusta posizione è una cosa fondamentale, altrimenti ti vanno a fare male e a dividere. Io perché tanto dicono, no, però devi fai, continui, poi si scalda. No, no, scaldatelo prima il collo, perché per esempio questo movimento va a scaldare benissimo tutta la parte dietro della schiena e va su fino al collo. Il collo è caldo, il collo libero perché abbiamo trovato la posizione giusta, nel collo, con il collo libero nella posizione giusta, allora sì, andiamo un po' a vedere la nostra estensione massima in avanti, andiamo anche a guardare su, ma senza schiacciare, quindi non è il minuto che devi andare a guardare su. Ma sono gli occhi e la coscienza che mentre stendiamo dietro il corpo e il collo sia sempre un filo che tira e che mantiene il più possibile il collo dritto. Quindi noi se andiamo indietro con la testa non dobbiamo curvare il collo così, eh? Cioè, come ho fatto vedere prima, non esageriamo. Il collo più resta dritto, meglio è, le vertebre in estensione, quindi si curva ma piano, poco. E quindi andare in giù, ok, libera. Ma quando si va in su si guarda verso l'alto. E quando sentite che incomincia la tensione, tornate indietro. Non si va a esagerare, il collo non deve assolutamente andare a schiacciare le vertebre. Incredibile, da quando ho scoperto questo, posso fare tranquillamente gli esercizi senza sentire come se avessi della sabbia nel collo. Poi, a furia di, se volete rinforzare il collo, facendo il movimento così, senza andare a danneggiare le vertebre, aumenterà l'estensione, però aumenterà nel modo giusto. E questo è molto importante. Noi siamo tutti un po' danneggiati. Continuate pure, intanto che vi parlo. Siamo un po' danneggiati da delle cose successe alla nostra nascita. E vabbè, io insegno a portare i bimbi nella fascia e sostengo tantissimo questo modo di accudire i bambini proprio per delle caratteristiche fisiche che non vengono rovinate, diciamo, perché nasciamo con tutto a posto, se vogliamo, però dopo veniamo messi in infrastrutture che non ci permettono un corretto sviluppo di muscoli, ossa e rapporto. Quindi, una delle cose più terribile è il bambino sdraiato nel lettino piatto. E quindi io stessa probabilmente ho fatto tanta fatica a cercare di alzare la mia testolina da piccola, come tanti di voi, mentre un bambino portato nella condizione giusta e nella posizione più accurata e più giusta per imparare a muovere la testa senza dover fare sforzi inutile per crescere il movimento corretto. Le ossa crescono grazie alla pressione, i muscoli crescono grazie al movimento, nelle posizioni corrette e non andando troppo fuori.
contro natura. Bene, dai, allora adesso sempre nella nostra posizione di allungamento, vediamo come il range del movimento si può trovare anche nella lateralità. Qua il mio range laterale è molto da lavorare perché qui la testa non va giù, ma non vado a forzare, vado a capire. Io capisco che c'è una forte contrattura in questo momento e do il segnale al mio corpo che non voglio forzare. Non prendo la mano e schiaccio la testa il più possibile, no, perché il muscolo si tenderà ancora di più. Ho avuto da fare, sono stata davanti a tanto computer, ti capisco, mio caro collo, ti capisco. Capisco che hai assunto delle tensioni mentre ero concentrata su Premiere e altre cose. E quindi voglio addolcire la cosa in modo giusto. Quindi cerco proprio di mandare questa energia di amore, perché in fondo il nostro corpo fa tutto per noi, e di profondo ringraziamento, sapendo che ho capito che voglio prendermi più cura di lui in questi momenti. Però vi assicuro che io questo movimento lo facevo qualche tempo fa, sentivo i sassi, come una sabbiolina costante, non se ne andava mai via, finché non ho capito che stavo seguendo gli esercizi sbagliati. Ho guardato un centinaio di video YouTube prima, se non di più. Prima di arrivare a capire la verità. La verità molto è semplice, ma è nascosta. Quindi adesso noi non stiamo facendo niente di eclatante oggi. Chiamo un movimento, ma quasi siamo stati fermi. Eppure vi assicuro che il nostro corpo ha ricevuto tanti buoni messaggi, perché dobbiamo fidarci. A volte il nostro corpo sa molto bene cosa deve fare, è che con questa testa non glielo lasciamo fare. No, a volte veramente sì. È importante per me aver saputo con la testa che cosa dovevo fare, perché in quel momento, anche se ho guardato 200 video di su come rilassare il collo, massaggiarlo, evitare la sabbiolina, eccetera, eccetera. E finché non ho trovato comunque quello giusto che ho potuto provare, che mi ha dato anche delle informazioni scientifiche, effettivamente era difficile ascoltare il corpo in quel momento, quando stava male. C'era anche un po' bisogno la testa che fosse convinta di fare qualcosa di diverso. E quando hanno iniziato a parlare la stessa lingua, tutto è fluito meglio. Bene. E vediamo un attimo adesso, dopo aver fatto ammorbidire il collo, i muscoli, se vogliamo un attimo andare ancora a fare onore al merlo, permettendoci stavolta di comprendere tutta la testa, il collo, in questo movimento, e mantenendo però due, cioè non che la testa deve andare a proprio seguire completamente il movimento delle,
delle luce, dato dalla luce, dopo ci arriviamo, ma prima cominciamo a sentirle ancora per un attimo separati, ok? Prima li separiamo un attimo, senza che subisca una tensione il collo. E poi quando sentiamo che si è ricreato quel calore, possiamo anche lasciare andare la testa e goderci un momento di vibrazione in tutta la parte alta del corpo e di fluidità. E adesso piano piano a vedere se riusciamo a far scaldare tutto e prendere un movimento che ci porta un attimo a shakerare fuori come un uccellino quando si deve ripulire da polvere, piume e tutto. Magari, come vi ho detto, non è bellissimo da vedere, ma noi giochiamo un pochettino, no? Cosa ne dite? Andate avanti pure ancora un po' finché la sentite. Chiaramente siamo seduti, il movimento è limitato, ma questa è anche la bellezza della nostra lezione odierna. Adesso prendo il lascio di capello. E come avete visto, abbiamo fatto tutto un percorso per arrivare qua. Ovviamente ce la siamo presa larga, si può arrivare anche molto più velocemente, si può arrivare più lentamente. Però quello che è importante è anche capire che per mantenere il corpo funzionale, bisogna comunque, come ci insegna il Merlo, essere coscienti di come stanno tutti gli elementi che lo compongono. Perché sì, l'aria delle nostre menti, come c'è scritto, ma vorrei aggiungere l'aria del nostro respiro, il nostro soffio vitale, come sta il nostro respiro, come sta il nostro pensiero, come sta la nostra voce. Come stanno le nostre acque? Beviamo, ci idratiamo. Come fluiamo nella vita, i nostri sentimenti? Molto importante. E l'acqua, come un po' l'aria, comunque arriva a ogni nostra cellula. Quindi come stanno le informazioni che noi abbiamo emotivamente dislocate in tutto il corpo attraverso l'acqua? Come sta il nostro fuoco, la nostra energia, le nostre cellule, la nostra digestione, tutto quello che brucia e che produce energia, la nostra energia sessuale, creativa, la combustione che c'è nel corpo, quello che noi mangiamo e che c'è in cellula, il nostro spirito. È in chiaro, sa cosa fare, cos'è che ci muove, cos'è che ci fa ardere. E la nostra terra, quello
quello che ci sostiene, come sta la nostra casa, come sta il nostro corpo in senso proprio materiale, le nostre ossa, i nostri muscoli. Quanta cura ne abbiamo, perché sono fondamento, sono materializzazione, quanto noi siamo anche coscienti e presenti, anche fin nei nostri capelli, tutta nostra materia, tutta nostra casa, terra. E ho dimenticato qualcosa? No, forse però sì. L'etere e lo spazio. Non sono in chiaro ancora se siano la stessa cosa, ma possiamo anche considerarli come due cose diverse. Comunque il nostro spazio non è solo lo spazio fisico, ma è proprio quello che noi occupiamo, ma è anche il nostro movimento nello spazio. E il cuore è molto collegato al movimento nello spazio. Il nostro centro, e noi siamo centrali in uno spazio, e ovunque ci muoviamo siamo centrali. Questo movimento e questo spazio, e non è solo questo, tante cose, è anche uno spazio di accoglienza o di guarigione, e comunque essere coscienti dello spazio, di quello che noi facciamo entrare nel nostro spazio, di quello che noi emaniamo nel nostro spazio, è centrale per ancora il benessere di tante cose a cui pensare, ma è solo perché le stiamo separando, come oggi abbiamo separato le parti del corpo, poi tutto è tutt'uno, tutto è unificabile in un'unica energia. E l'etere è ancora quella magica parte in cui sono, che compenetra tutto, è nel tutto, ma è forse la più sottile, ma è anche carica di informazione, e ci auguriamo sempre più carica di informazioni migliori, e noi siamo anche parte di coloro che creano queste informazioni. Non tutti sono impegnati a creare buone informazioni, quindi c'è un po' di inquinamento in questa parte, ma siamo anche chiamati a farlo e sicuramente si sta bene. E anche adesso non entro poi in una questione che potrebbe essere un po' troppo religiosa o esoterica, anche se io sono amante di tutti i tipi di narrative, storie, mitologie. Però è come se l'etere è ancora una cosa un po' nascosta, un po' da capire, da comprendere, anche se gli antichi ne parlavano molto. Quindi io la lascerei un po' definita come è quel posto onnipresente e segreto dove è nascosta la magia. Per cui avere accesso all'etere, quindi aumentare il proprio livello energetico per avere accesso e imparare ad utilizzare anche questa energia è un cammino bellissimo. E poi, non so, diventa ancora più bello perché poi se ci si arriva, ci saranno nuove rivelazioni. E voilà, mi sono un po' persa perché l'etere è un po' così, Comunque, intanto vi chiedo, fatemi sapere se avete dei commenti, se avete delle richieste, se c'è qualcosa che non avete ben capito. Andremo avanti nelle prossime settimane con il prossimo animale della tradizione druidica, che vi posso anticipare, perché non so mai a memoria, la cerviatta. Carina, andremo avanti con la cerviatta e quindi vi preparerò l'edizione della cerviatta. E sarà anche tutto un po' diverso perché qua siamo in fase di sviluppo.
Ho cambiato tecnologia da un po', casa e varie cose, e adesso sto cercando di capire come portare al meglio questo tipo di registrazioni perché non è l'usuale modo in cui ho sempre fatto e quindi necessita un primo assestamento, ma troveremo la formula giusta. E vi aspetto e se state vedendo la lezione registrata, comunque non fatevi problemi, contattatemi, fatemi sapere perché ogni momento è sempre un momento giusto per tutto. A presto, un abbraccio.